Allora, il teorema di Thevenin su quest'altra lavagna di Thevenin. Afferma che il dipolo N, cioè la rete N vista in orsetti a B, sostanzialmente, è equivalente a questo dipolo che ora vi disegno. Chiamato N e Q, questo bipolo, che come vedete è un generatore reale di tensione, ricordate quel che abbiamo studiato ieri, dato dalla serie di un generatore ideale di tensione V e Q e un resistore lineare R e Q. Allora, ripeto quello che ho detto, il teorema di Thevenin afferma che il bipolo N della rete di partenza è equivalente a questo bipolo N e Q così disegnato. Allora, devo specificare varie cose qui. Allora, la prima, che cosa vuol dire equivalente? Già lo sappiamo, lo ricordo e poi nella dimostrazione sarà chiaro. Significa che N ed NQ hanno la stessa caratteristica. L'abbiamo detto varie volte, no, nel corso. La conseguenza di questo fatto, come ben sappiamo, è che il modello matematico della rete rimane inalterato, sia che consideriamo N, sia che consideriamo NQ. E quindi, come conseguenza, la rete, la parte di rete n', su cui, ripeto, non ho fatto alcuna ipotesi specifica, funziona esattamente allo stesso modo, sia con n che con nq. Cioè n', detto diciamo in termini un po' più intuitivi, n', come se non si accorgesse della differenza fra n ed nq. Cioè per lui è la stessa cosa, sia che gli venga collegato n, sia che gli venga collegato nq ai morsetti a b. Il funzionamento di n' rimane identico, questo vuol dire equivalenza, ok? Seconda osservazione che devo fare, questa equivalenza vale facendo in realtà un'ulteriore ipotesi di esistenza e unicità della soluzione di un particolare circuito. Non ve lo dico ora per non appesantire l'enunciato di questo teorema, però nel corso della dimostrazione vi dirò esattamente di quale condizione aggiuntiva si tratta, okay? Quindi ricordiamo, c'è una condizione aggiuntiva, cioè non sempre è possibile fare questa equivalenza, c'è una condizione da rispettare che sarà chiara tra poco. Seconda osservazione. Terza osservazione, chiaramente per garantire l'equivalenza fra n ed nq devo specificare quanto valgono queste quantità V e Q ed RQ. Chiaramente l'equivalenza non vale qualunque sia il valore di V e Q e qualunque sia il valore di RQ, non posso prenderli a caso e avere l'equivalenza. I valori di V e Q e RQ devono essere definiti in maniera specifica, cosa che mi accingo ora a fare. Allora, V e Q per definizione è la tensione a vuoto tra i morsetti A e B del dipolo N di partenza. Lo scrivo e poi lo commentiamo. Ripeto, la quantità V e Q che va messa in questo circuito NQ è definita come la tensione a vuoto fra i morsetti A e B del dipolo N originale. In altri termini, cosa sto dicendo? Per trovare quanto vale V e Q, io devo prendere il dipolo N di partenza, quello lì che sta collegato a B, lasciare aperti i morsetti A e B, cioè collegare un circuito aperto fra di essi. In altri termini, imporre corrente nulla fra di essi. Ok? Misurare, calcolare, valutare in qualche modo la tensione fra i morsetti A e B in questa situazione di circuito aperto, quello è il valore da mettere qui dentro. Chiaro? Poi ne faremo tanti di esercizi, quindi ci spratichiremo sicuramente, però la definizione spero sia chiara.
Come definite invece la quantità RQ? Allora, lo dico prima a parole, poi lo scrivo. RQ è una resistenza. RQ è definita come la resistenza vista fra i morsetti A e B del dipolo N di partenza reso passivo. Lo scrivo e poi lo commentiamo. Ripeto e spiego. RQ è la resistenza vista fra i morsetti AB del bipolo N di partenza, avendo però cura di rendere passivo il bipolo N. Cosa cioè sto dicendo? Devo fare questa operazione. Tra poco nella dimostrazione lo vedremo chiaramente. Prendo il bipolo N di partenza, quello che sta lì in alto. Lo rendo passivo, il che vuol dire che, ricordate, in N ci sono i bipoli che sono generatori ideali di tensione, generatori ideali di corrente e resistori lineari. Queste tre tipologie di bipoli ci sono dentro. Di queste tre, le prime due, i generatori, sono attivi, mentre l'ultima, i resistori lineari, sono passivi. Vi ricordate, no? Queste definizioni che abbiamo dato. Rendere passivo N significa quindi spegnere tutti i generatori indipendenti di tensione e di corrente e lasciare solo i resistori lineari. Ricordate, cosa che abbiamo già detto ieri, spegnere un generatore di corrente significa sostituirlo con un circuito aperto, perché deve erogare corrente zero. Spegnere un generatore di tensione significa sostituirlo con un cortocircuito, perché deve erogare tensione zero. Quindi io prendo N, spengo i generatori, cioè faccio questa operazione di sostituzione con circuiti aperti e cortocircuiti, rimangono solo i resistori, ok? Valuto a questo punto il rapporto che c'è per questa situazione, tra la tensione e la corrente ai morsetti AB di N reso passivo, il rapporto fra tensione e corrente è quello che chiamo resistenza equivalente. Chiaro? Mi avete seguito tutti quanti? Benissimo. Bene. Questo è l'enunciato del teorema. Vediamo la sua dimostrazione a questo punto. Dobbiamo dimostrare che N ed NQ sono equivalenti, ovvero che hanno la stessa caratteristica. Dobbiamo quindi calcolare la caratteristica dell'uno e dell'altro e verificare che siano uguali. Allora, cominciamo da NQ, che è più semplice. Magari lo faccio sulla lavagna qui. Allora, devo calcolare la caratteristica di NQ. È molto semplice, in realtà l'abbiamo già fatto anche ieri, lo ripetiamo a maggior chiarezza. Allora, prendo il bipolo NQ e devo calcolare il legame che c'è fra tensione e corrente ai morsetti AB. Questa è la caratteristica del bipolo NQ. Allora, per fare ciò, io posso mettere in piedi, diciamo così, un esperimento concettuale. Devo trovare il legame che c'è fra tensione e corrente. Allora, quello che faccio è alimentare con un generatore di corrente, lo chiamo di cappello, i morsetti AB, valutare il corrispondente valore di cappello di tensione fra i morsetti AB e ripetere questo ragionamento, cioè dato i cappello, valutare il di cappello per ogni possibile valore di cappello. In questo modo è come se per punti io costruissi la caratteristica. Chiaro? Beh, la cosa è molto semplice, perché come abbiamo già fatto anche ieri, il cappello sarebbe questa corrente qui, no? Che è iniettata dal generatore. Questo è un generatore reale di tensione, per il quale già ieri abbiamo calcolato la caratteristica, che è un cappello uguale R equivalente per il cappello più V equivalente. Quindi il legame che c'è fra tensione e corrente ai morsetti AB è questo qui, la funzione lineare affine che abbiamo visto anche ieri per i generatori reali di tensione.
che cosa ho fatto qui. Ho semplicemente fatto ho imposto la legge di Kirchhoff alle tensioni su questa maglia e ho detto che il V equivalente più questa tensione uguale V cappello. Ma questa tensione altro non è che R equivalente per il cappello, perché trattasi di una tensione su un resistore su cui è stata fatta la convenzione dell'utilizzatore. E quindi viene fuori questo legame. Quindi il legame che c'è tra tensione e corrente, cioè la caratteristica di NQ, è questa funzione qua. Quello che adesso dobbiamo vedere è se anche per N vale lo stesso tipo di legame. D'accordo? Allora, prendo N. Questo è il dipolo N. E ripeto lo stesso ragionamento. Quindi questo è il corsetto AB. Lo alimento con un generatore di corrente di cappello. Valuto la tensione di cappello. Vedete, faccio la stessa operazione adesso su N anziché N equivalente. Ricordo, qui dentro ci sono generatori di tensione, generatori di corrente e resistori lineari, per l'ipotesi che abbiamo fatto. L'ho messo in evidenza giusto per maggior chiarezza, non ho aggiunto niente. Bene, questo è il circuito che devo mineralizzare. Su di esso applico la sovrapposizione degli effetti. Posso farlo? La risposta è sì, purché questo circuito ammetta un'unica soluzione. Ricordate, ieri abbiamo studiato il teorema di sovrapposizione degli effetti, che aveva come ipotesi quello di avere a che fare con circuiti lineari statici univocamente risolubili. E poi veniva fuori quello che veniva fuori, che oggi applicherò. Bene, dobbiamo quindi ammettere che questo circuito sia univocamente risolubile. Questa è la condizione aggiuntiva che dobbiamo richiedere per la validità del teorema di Thevenin. Quella che io vi ho menzionato all'inizio dicendo non la dico ora per non complicare le cose, ve la dirò nel corso della dimostrazione. Ecco, quindi il teorema di Thevenin, cioè quell'equivalenza bla bla bla, vale a patto che questo circuito ammetta un'unica soluzione. Ok? Quindi, se è vero questa condizione aggiuntiva, a questo circuito lineare statico univocamente risolubile, possiamo applicare la sovrapposizione degli effetti. Come si scrive? Beh, si scrive dicendo che la generica grandezza circuitale, in particolare di cappello mi interessa, si scrive come la somma dei contributi dei generatori che agiscono da soli, uno alla volta. Vi ricordate quello abbiamo detto ieri pomeriggio? Beh, che generatori ci sono in questa rete? Beh, ci sono tutti quanti quelli interni, qui, e con 1, e con 2, quello che sia, i con 1, i con 2 e così via, più questo qua esterno, i cappelli. Quindi devo sovrapporre gli effetti di tutti questi generatori. Allora avrò un contributo che è quello del generatore esterno, lo chiamo alfa 0, i cappelli. Più i contributi dei generatori interni di corrente, lo chiamo alfa 1, i con 1 grammi, più alfa 2, i con 2 grammi e così via, ce ne sarà un certo numero, che non sono sempre a priori, più il contributo dei generatori di tensione, beta 1 e con 1 grande, più beta 2 e con 2 grande, più quello che sia. Ok? Li trovate? Bene. Allora, io adesso chiamo questa quantità V' e questa quantità, tutta quanta, V'. Allora, come posso interpretare, cominciamo da V', va, è un po' più semplice. Come posso interpretare V'? V secondo è pari a V cappello
quando I cappello è pari a 0. Di secondo e di cappello coincidono quando questo termine è pari a 0, ovvero quando I cappello è pari a 0. In altri termini, sono in questa situazione. Cappello pari a 0 vuol dire che io fra A e B ci ho messo un circuito aperto. Quindi questa tensione in questo circuito è esattamente quella che ho chiamato B secondo. Trovate? Ma se io ricordo quello che ho scritto qua, la quantità che ho scritto, che ho chiamato B e Q, è esattamente questa. B e Q, vedete, la tensione a vuoto fra i morsetti A, B di N. Esattamente questo. La tensione è vuota tra i morsetti A, B di N. Ci metto un circuito aperto, impongo corrente nulla, valuto la tensione. Quindi questa è anche uguale a quella che ho chiamato B e Q. Ok. Vi trovate? Benissimo. Ragioniamo adesso su V'. V' è uguale alla tensione B cappello quando questo termine è pari a 0. B cappello uguale a B' quando tutto questo ammaradano è pari a 0. Ma quando è che ciò accade? Quando I con 1, I con 2 e tutti I generatori corrente erogano corrente 0 e quando E con 1 E con 2 tutti I generatori di tensione erogano tensione 0. No, in questo modo annullo tutto questo termine. Che cosa cioè sto dicendo? Sto dicendo che sto considerando questa situazione qua. In cui, vedete, ho spento tutti I generatori di corrente sostituendoli con dei circuiti aperti, ho spento tutti I generatori di tensione sostituendoli con dei corti circuiti. Giusto? Bene, ma allora, se è vero questo, questo oggetto qua, questo qui, è esattamente N reso passivo, quello che vi ho detto prima. Prendo N e gli spengo I generatori che gli stanno dentro, esattamente quello che sta scritto qua. E quindi la quantità alfa 0, che è il rapporto fra V' e I cappello, alfa 0 è il rapporto fra V' e I cappello, è pari al rapporto fra tensione e corrente ai morsetti di AB, morsetti AB di N reso passivo, esattamente la definizione di resistenza RQ. Quindi questa quantità è pari proprio ad RQ. Chiaro? Devo ripetere? No. Benissimo. Mettendo insieme un po' di cose, quello che sta scritto alla lavagna, scriverò qui di cappello uguale, al posto di alfa 0 ci metto RQ, per di cappello più al posto di B secondo ci metto B equivalente. Esattamente, vedete, lo stesso legame funzionale tensione corrente, cioè la stessa caratteristica. Ecco dimostrato il teorema di Taylor. Ok? Bene. E
enunciamo anche il teorema di Norton, che è il duale di quello che abbiamo qui proposto, la cui dimostrazione vi è lasciata per esercizio, procede esattamente lungo gli stessi ragionamenti, quindi non aggiungo niente. Allora, mai lo scrivo qua. Faccio di qua tutti i libri di Norton. Il teorema di Norton afferma che il circuito N di partenza è equivalente a questo circuito che ora vi disegno. Un altro circuito equivalente, che vedete è un generatore reale di corrente questa volta, non di tensione, in cui ho quindi il parallelo fra un generatore ideale di corrente e un resistore lineare. La quantità RQ è definita allo stesso modo di prima, quindi è la resistenza vista fra i morsetti ABDN reso passivo. La quantità IEQ è definita come la corrente di cortocircuito tra i morsetti A e B di N. In altri termini, la quantità IEQ si può trovare, calcolare, misurare facendo questa operazione: prendendo il bipolo N di partenza, mettendo un cortocircuito fra i due morsetti A e B e misurando, valutando la corrente che circola in questo cortocircuito. Vedete, esattamente il duale di quello che abbiamo fatto prima. Prima valutavamo la tensione a vuoto, adesso valutiamo la corrente in cortocircuito. Questa è la quantità che va messa lì in equivalente. La condizione aggiuntiva da richiedere affinché valga il teorema di Norton è che il circuito fatto da N con un generatore di tensione, questa volta ai capi, collegato ai capi di AB, ai morsetti AB di N, abbia un'unica soluzione. Quindi è duale anche la condizione. Per Thevenin si parla di una condizione collegando un generatore di corrente, per Norton si parla di una condizione di unicità con un generatore di tensione. Quindi è tutto uguale, vedete? Benissimo. Okay. Allora, varie osservazioni dobbiamo fare qui. Tutto chiaro? La dimostrazione procede allo stesso modo, quindi ve la fate voi per esercizio, ma vale proprio passaggi proprio analoghi. Uguali, passaggi uguali. Allora, dicevo, dobbiamo fare varie osservazioni. La prima è che le condizioni di unicità da soddisfare per Thevenin e per Norton sono differenti, una col generatore di corrente e l'altra col generatore di tensione, il che vuol dire che possono esistere situazioni in cui un certo circuito N ammette un equivalente Thevenin ma non ammette un equivalente Norton, o viceversa, perché potrebbe essere soddisfatta l'una ma non l'altra condizione. Sono casi molto particolari che noi non affronteremo. Per noi, diciamo, nei casi di nostro interesse potremo sempre dare sia un equivalente Thevenin che un equivalente Norton. Non ci mettiamo in casi strani, patologici, diciamo, salvo cose che non riesco a immaginare. Normalmente sarà così. Quindi potremo dare l'una e l'altra descrizione equivalente, sia Thevenin che Norton. Seconda osservazione. Non ho fatto alcuna menzione appositamente della variabilità temporale dei vari parametri. Quando io ho parlato di N qui, ho detto che esso era lineare statico, non ho detto niente se è tempo variante o tempo invariante, non lo so, né mi interessa, nel senso che il teorema vale allo stesso modo nell'una e nell'altra situazione.
Questo vuol dire, di conseguenza, che le quantità che sono VQ ed RQ possono anche variare nel tempo. Il teorema vale allo stesso modo. Potrei trovare, per esempio, una VQ variabile nel tempo. Magari dopo facciamo anche un esercizio. Non, nulla osta, assolutamente nulla osta. Altra osservazione. Le quantità RQ, VQ e IQ, che sono coinvolte in questi circuiti qui, sono in realtà tra di loro correlate, non sono indipendenti. Vediamo. Mai cancello prima. Posso cancellare questa parte di dimostrazione? C'è una correlazione, dicevo, vediamola. Allora, immaginiamo di voler calcolare I e Q, d'accordo? Quindi voglio applicare il teorema di Norton. Che cosa devo fare secondo la definizione? Prendo n, e fra i morsetti A e B ci collego un cortocircuito, sto usando proprio l'enunciato del teorema. Questa corrente qui, quella che si manifesta nel cortocircuito, è quella che si chiama I e Q. D'accordo? Fin qui ho solo applicato il teorema, non ho detto niente di nuovo. Adesso faccio una furbata. Per sapere che relazione c'è fra IQ e VQ ed RQ, cioè i parametri del circuito equivalente di Thevenin, faccio questa furbata, vi dicevo. Per fare questo calcolo di IQ uso il teorema di Thevenin. Lo posso fare? Sì. Perché vedete, se ci pensate, se io considero questa rete pari a n', quella dell'enunciato, entro esattamente nella situazione in cui posso applicare anche Thevenin. Quindi io sto facendo l'applicazione di Thevenin, del circuito equivalente di Thevenin, per calcolare la quantità IQ di Norton. Sto mischiando le cose in questo senso. Li trovate? Quindi, per fare questo calcolo, io posso avvalermi del teorema di Thevenin e dire che ai fini di n', e quindi ai fini del valore di IQ, non cambia se io al posto di n ci metto nq, cioè considero questa situazione. Questo è sempre n' e questo è n. Il teorema di Thevenin mi garantisce che I e Q è uguale sia che uso N sia che uso NQ. Me lo dice il teorema di Thevenin che abbiamo dimostrato poco fa. Bene, ma a questo punto, in questo circuito semplice, riesco immediatamente a calcolare questo. È un circuito, vedete, un generatore di tensione, un resistore, un cortocircuito, quindi fatelo come volete, insomma, ma è molto semplice capire che la corrente che circola in questo circuito, quella chiamata IQ, è pari alla tensione complessiva BQ del generatore diviso la resistenza complessiva RQ. No, ieri abbiamo risolto gli esercizi così, quindi immagino che la cosa vi sia abbastanza... È come se avessi applicato la legge di Kirchhoff alle tensioni qui e usato la caratteristica del resistore, no? È banale. Okay. Li avete seguito tutti quanti? Quindi vedete che i tre parametri sono collegati da questa relazione qua. Quindi mi basta saperne due per conoscere anche il terzo. Questa cosa è molto importante dal punto di vista anche pratico, per il motivo che cerco di spiegarvi ora. Le quantità V e Q ed I e Q, cioè la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito, sono quantità che io posso
misurare, calcolare, diciamo misurare. Pensiamo a una situazione proprio pratica in cui voglio operativamente fare questa cosa sperimentalmente in laboratorio. Dicevo, V e Q e I e Q sono quantità che io posso misurare dall'esterno del bipolo N. Cioè io prendo il bipolo N con i morsetti A e B, faccio una prova a vuoto, cioè lascio aperti i morsetti e misuro la tensione. Faccio una prova in cortocircuito, cioè collego un cortocircuito che è un assetto a B e valuto la corrente, misuro la corrente, in un caso col volt, in un caso con l'ampere ohmico, cioè l'imperatore di B, e ho i valori di I e Q e V e Q. Viceversa, il valore di R e Q, cioè la resistenza equivalente, richiederebbe a rigore un intervento dentro il bipolo. Cioè io dovrei prendere la scatola N, aprire la scatola e mettermi a staccare i fili dentro per spegnere i vari generatori. Cosa che non sempre è possibile. Se io ho una scatola, diciamo, inaccessibile, non sempre posso rompere la scatola in tracciare. Quella relazione là, quella che è cerchiata sulla lavagna sulla destra, mi permette di ricavare R e Q in funzione di sole quantità che misuro dall'esterno. Quindi capite l'importanza anche pratica del teorema di Thevenin. Con sole quantità misurabili dall'esterno di un bipolo, riesco a caratterizzare completamente il comportamento di quel bipolo, cioè trovarne la caratteristica. Quindi immaginate, io ho questa scatola di cui non so niente di come è fatta dentro, ci sarà ogni ben di Dio lì dentro. So solamente che è una rete lineare statica, è l'unica cosa che mi serve. Faccio queste due misure all'esterno, a vuoto in cortocircuito, riesco a caratterizzare in termini equivalenti questa scatola. Posso cioè trovare un modello matematico equivalente a quella scatola che abbia la stessa caratteristica, che posso usare in un qualsiasi circuito in cui viene connessa quella scatola. Capite quindi che questa cosa è estremamente importante anche dal punto di vista dell'applicazione, perché mi permette di semplificare in maniera drastica situazioni altrimenti potenzialmente complicatissime. Anche se nella scatola N c'è un milione di elementi, con queste due semplici prove in corto e in aperto riesco a caratterizzare completamente il comportamento della scatola con un milione di elementi. Bene. Ci sono domande su questo? No? È chiaro? Va bene, allora facciamo così. Io adesso vi enuncio un altro teorema e poi dopo la pausa facciamo qualche esercizio sul Thevenin Norton per applicare subito questo teorema. Allora. Vediamo adesso i teoremi di cosiddetti di non amplificazione o di questi premetto, noi diamo solo l'enunciato, nel senso che non vi farò vedere la dimostrazione alla mano. La dimostrazione la potete trovare sui libri che vi ho consigliato, per esempio questo di cui vi ho già parlato, no? Ci sono queste dimostrazioni, non sono dimostrazioni obbligatorie, nel senso che non possono mai determinare il superamento dell'esame. È chiaro che se uno ambisce ad avere 30 e lode, si studia anche queste dimostrazioni, diciamo così, facoltative, chiamiamole in questo modo. Va bene? Chiaro? Quindi, la non conoscenza può modulare il voto, ma non può certamente pregiudicare il superamento dell'esame. Di queste dimostrazioni facoltative, tipo questa che vi sto dicendo. Bene.
Poi chiaramente chi di voi se la legge sul libro ha problemi, ne parliamo, non c'è difficoltà chiaramente, quando volete. Allora, in che cosa consistono questi problemi? Allora, parliamo prima, ce ne sono due, uno riguarda le tensioni e uno le correnti in maniera duale. Parliamo prima quello delle tensioni. Allora, consideriamo questa situazione. Allora, consideriamo una rete fatta in questo modo. C'è un unico bipolo attivo, quindi individuato con la A. Allora, stiamo parlando, scusate, di circuiti statici. Questo è importante. Quindi l'ipotesi è che ci siano circuiti statici con questa natura che ora vi stavo illustrando. Stiamo sempre parlando di circuiti statici. Allora, dicevo, questo circuito statico è fatto da un unico bipolo statico attivo, l'ho chiamato con A, e poi un certo numero, non precisato, di dipoli statici strettamente passivi. SP vuol dire strettamente passivo. Vi ricordo cosa vuol dire strettamente passivo? Dipolo statico strettamente passivo sarebbe, se sono quelli per i quali la potenza assorbita è maggiore o uguale di zero, e l'unico punto in cui si annulla la potenza assorbita è quello in cui tensione e corrente sono nulli. Come commentavamo, per esempio un resistore lineare con resistenza strettamente positiva è strettamente passivo. Un diodo reale con la caratteristica esponenziale è strettamente passivo. Per esempio il cortocircuito è passivo ma non è strettamente passivo. La potenza assorbita è maggiore o uguale a zero perché è sempre zero, però è zero anche in punti in cui la tensione e la corrente, pardon, in quel caso non è uguale a zero. Quindi qui ci riferiamo solo a circuiti strettamente statici, cioè strettamente passivi. Ebbene, in questa ipotesi, il teorema di non amplificazione delle correnti dice che la tensione su un qualsiasi dipolo strettamente passivo dentro questa scatola non può mai superare la tensione che si manifesta in modulo, un valore assoluto, la tensione che si manifesta sul dipolo attivo. Per questo si chiama non amplificazione, perché la tensione che si manifesta sul dipolo attivo è la massima in valore assoluto di quelle presenti nella rete, questo è già. Quindi non riesco mai ad amplificare, se volete dirla così, la tensione sul dipolo attivo tramite bipoli solamente strettamente passivi. Questo dice il teorema. Quindi ripeto, in questa ipotesi che abbiamo qui elencato, la tensione che si manifesta ai capi di un qualsiasi dipolo strettamente passivo non può mai superare in modulo la tensione che si manifesta ai capi del dipolo attivo. Chiaro? Quindi, tanto per dire, se io ho questa situazione, faccio un esempio giusto per farvi capire. Se ho questa situazione, un generatore con due resistori lineari R1 R2 è grande, ok? Il teorema di non amplificazione si può applicare perché questo è attivo e questi sono strettamente passivi, supposti strettamente così. Ebbene, se io considero la tensione su uno di questi due bipoli, per esempio B2, il teorema afferma che B2 non può mai eccedere il modulo E grande. Questo dice. D'altra parte, la formula del partitore di tensione che abbiamo visto ieri mi garantisce proprio questa cosa qui, no? V2 è in modulo sempre minore di E grande, perché questa quantità è certamente minore di 1 se R1 e R2 sono strettamente positivi. Quindi, diciamo, conferma il teorema. Questo teorema generalizza questa semplice considerazione. Quindi questa considerazione vale più in generale in questa situazione, d'accordo? Quindi anche con bipoli non lineari, purché strettamente passivi, vale questa considerazione.
Bene, se noi parliamo di quello del teorema di non amplificazione delle correnti, possiamo ragionare per dualità, molto semplicemente. La situazione di riferimento è la stessa, quindi l'ipotesi che facciamo è la stessa, sempre un circuito statico fatto da un bipolo attivo e un certo numero di bipoli strettamente passivi nascosti in quella scatola a destra. Quindi il punto di partenza è lo stesso. Il teorema di non applicazione delle correnti afferma dualmente che, comunque io considero un bipolo strettamente passivo qui dentro, la corrente che fluisce in esso non può mai superare il modulo, la corrente che fluisce nel bipolo attivo. Ok? E anche qui si può verificare questa cosa nel caso semplice che abbiamo già studiato ieri, in cui abbiamo un generatore di corrente con bipolo attivo e due resistori lineari in parallelo. Se io voglio la corrente che circola qui dentro, il partito di corrente mi dice che I2 è pari a R1 più R2 su R1, ricordate la formula del partitore, per la corrente complessiva I grande, e questa quantità è strettamente minore di 1 nell'ipotesi che le resistenze siano strettamente positive. Quindi la corrente I2 è minore il modulo di I grande, esattamente come il teorema ci dice in generale. Chiaro? Ripeto, la dimostrazione non è difficile, la trovate sul libro, vi invito a leggerla e se avete problemi ne parlate. Allora facciamo un po' di pausa?